Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo Tractor Vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi siamo a bordo del mio Landini Blizzard 65 per effettuare una lavorazione in presemina, appunto un affinamento del terreno con erpice a denti fissi. Il grande problema di oggi, come se il Blizzard non fosse già scomodo e problematico, è che non funziona l'aria condizionata. Quindi oggi si chiamerà sauna da 65 cavalli o sauna Blizzard 65. Aiuto. Allora, no, niente. Praticamente girano pianissimo le ventole e però con un po' di buone maniere all'ADM i carboncini dei motori toccano ancora qualcosa e ogni tanto girano. Aiuto. Ne vedremo delle belle, sono già sudato, quindi scusate per questa cosa, che non è bello vedere uno sudato che lavora, però va così oggi. E dopo parliamo anche di quello. Allora, ragazzi, in molti guardate i miei video, ma non vi iscrivete al canale. Circa il 70% delle visualizzazioni proviene da utenti non iscritti. Quindi se il canale vi piace e se i contenuti che porto vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi, vi fareste un grande piacere e fareste crescere anche il canale. Detto questo, oggi abbiamo le solite tre videocamere, una che mi inquadra, una che mi guarda da dietro che abbiamo migliorato la posizione e l'inquadratura anche seguendo un po' i vostri consigli e le idee che avevo in mente, e la terza che è direttamente sull'attrezzo che sì, è ancora lì. La mia fantastica GoPro Hero 6 da battaglia che, insomma, che anche se dovesse cadere non è un grossissimo problema. Mi dispiacerebbe di più per le due qua in cabina. Grande problema di questa lavorazione è che c'è pieno di residuo di infestanti che avevo macinato col tarup, nonostante aver lavorato il terreno tre volte e così via, e quindi si incastra molta molta paglia nell'erpice a denti fissi e a volte bisogna fermarsi, pulirlo oppure scaricarlo uscendo dal campo. Proviamo a fare un bello sparo con il Blizzard, seconda, terza, mamma mia, quarta, attenzione, 30, 33. Comincio a saltare un pochino. 37. Meglio aver paura. 38. Basta, perché sennò ci ammazziamo letteralmente. Mamma mia. Mamma mia. Ah, non rifate la casa, ragazzi. Non imitate. Non fate niente di tutto questo. E in tutto questo la GoPro attaccata all'attrezzo c'è ancora. Allora, ragazzi, non mi manca molto, perché mancano veramente una 5-6 passate, più le testate, e poi con questo attrezzo ho finito. L'aria condizionata si è rotta poco fa e quindi a posto. Lo so che sto grondando, mi dispiace, cercherò di fare il possibile. Ok, eccoci qua dove eravamo rimasti. Allora, per vedere l'attrezzo, ragazzi, in dettaglio con tutte le caratteristiche, vi lascio in alto a destra il tractor vlog che ho fatto questa primavera in cui ho utilizzato lo stesso attrezzo in condizioni anche migliori, in cui ho potuto far vedere meglio come lavorava e l'ho spiegato anche bene. Quindi, ragazzi, andate a vedere quel tractor vlog là. Oggi parliamo un po' del più e del meno, diciamo così. Allora, innestiamo le quattro ruote motrici con la leva rossa, che non so se si veda, comunque c'è una leva rossa. Poi, velocità di crociera dipende dal terreno, però dai 6 agli 8 all'ora. Appunto, non utilizzerò il GPS, guarderò la ruota, traguardo il centro della ruota con il fine della passata precedente, così si abbassa il sollevatore e via. Ah, che caldo.
questa è la velocità giusta, 7, 7, 7, 4, 8. Appunto, cosa serve a questa lavorazione? È una lavorazione che si fa in presemina, nel mio caso dopo aver passato il coltivatore per 3 volte, e serve a rompere i ciottoli di terreno e quindi affinare il terreno e a livellarlo per preparare un buon letto di semina. Sono in minima lavorazione. Per chi si chiedesse che cos'è la minima lavorazione, ve lo spiego oggi, dato che nel tractor vlog in cui ho utilizzato il John Deere 8R me ne ero dimenticato. La minima lavorazione, ragazzi, è una tecnica di lavorazione del terreno che prevede l'utilizzo di attrezzi che non superano la profondità di lavorazione massima di 20 cm, con dischi, ancore e zappe che facciano sforzare poco il trattore e che in sostanza sostituiscano l'aratro. Insomma, l'aratro appunto in minima lavorazione è vietato, assolutamente non si può utilizzare, come tutti gli attrezzi animati da presa di forza, perché appunto la minima lavorazione rientra nell'agricoltura conservativa, e adesso vi spiego che cos'è. Ok, quindi ci siamo detti, minima lavorazione, una lavorazione che non prevede l'utilizzo dell'aratro, con una profondità massima di lavorazione di 20 cm e con appunto attrezzi che facciano sforzare poco il trattore o che comunque riescano a preparare il terreno per la semina in meno passaggi possibili. Appunto, ci sono attrezzi dedicati alla minima che con serie di dischi e ancore particolari preparano il terreno da sodo a seminabile. Appunto, la minima lavorazione rientra nell'agricoltura conservativa, io sto parlando sempre di leggi, contributi, eccetera, che prevede il conservare terreno e energia, l'energia appunto per muovere gli attrezzi. Quindi l'aratro è un attrezzo che consuma molta energia, di conseguenza è vietato. L'epice rotante è un attrezzo che consuma molta energia, di conseguenza è vietato. Questo per risparmiare i costi di operativi, per rispettare l'ambiente, quindi inquinare meno, eccetera, eccetera. A grandi linee è questo. Poi, dopo, uno, la minima lavorazione la può fare per diletto, perché ci crede, perché vuole risparmiare nei costi operativi, eccetera eccetera, o se no la può fare, diciamo, quella che chiamano a contratto, quindi percependo dei contributi dalle varie regioni, come ho fatto io. Certo che per percepire questi contributi ci sono degli obblighi, ci sono dei contratti da rispettare in anni, per esempio io sono vincolato alla minima lavorazione fino al 2022 e così via, quindi è una cosa da scegliere bene. Mamma mia, ragazzi, con questo caldo non riesco neanche a trovare argomenti o cose da raccontarmi, di cui chiacchierare, perché veramente ti distrugge in una cabina. Cioè, in questo preciso momento sarebbe meglio un bel trattore scabinato con il sole in testa, un bel cappello di paglia e l'arietta almeno che entra. E comunque, ragazzi, appunto, parliamo del climatizzatore e del riscaldamento che non funzionano. L'impianto, diciamo, di gas o comunque riscaldamento, radiatori eccetera, funziona perfettamente. Il problema sono i motorini delle ventole. Dopo anni, polvere, dopo una pessima fabbricazione di questa cabina che ha fatto sì che entrasse polvere dove ci sono i motorini delle ventole, diciamo che i carboncini di questi motori si sono consumati e quindi non girano più, o perlomeno girava quello dell'aria condizionata male e l'ho tenuto fino adesso che è totalmente morto. Allora, non si trovano più i motorini, non si trovano più i carboncini per riparare questi motorini,
e di conseguenza l'unico pezzo che sono riuscito a trovare personalmente è il blocco raffreddamento e riscaldamento intero, che costa più di 1000 euro. Solo che però non so, ragazzi, scrivetemi su Instagram o una mail o un commento se conoscete, appunto, o se siete voi direttamente rivenditori di qualche pezzo di ricambio che può andare bene per questo trattore. E molti di voi già, perché lamentavo il problema che c'era, appunto, c'era questo problema del climatizzatore già all'inizio dell'anno, e molti di voi hanno stati così gentili da mandarmi link, prezzi e così via. E quindi, ragazzi, se sapete qualcosa in più, o se anche voi avete un Blizzard e vi si è rotta questa componente, se conoscete qualche magazzino ricambi possibilmente che venda online, da qui, che abbia un e-shop, perché sinceramente magari voi siete pugliesi e non vengo fisicamente a prendere un motorino del Blizzard fino in Puglia, quindi se spedisce tanto meglio. E quindi, ragazzi, se avete qualche soluzione, se riuscite a darmi una mano a trovare i pezzi di cambio, avete avuto esperienze in merito, scrivete un commento se ne avete voglia, ovviamente io non obbligo assolutamente nessuno. In ogni caso ringrazio tutti quelli che mi avevano già dato una mano una volta. La GoPro dietro mi ha abbandonato per sul riscaldamento, come era successo sull'8R. Quella è una bella posizione infelice, e soprattutto se non funziona il climatizzatore, muore. Comunque noi abbiamo già fatto 16 minuti e basta. Ragazzi, non lo so, di solito quando registro i tractor vlog il tempo vola, però senza raffrescamento, senza aria condizionata, il tempo non è che voli poi così tanto, diciamo così. Ok, facciamo le testate e direi che per oggi ci salutiamo. Anche qua, ogni inizio di campo abbiamo dovuto fare due giri attorno scaricando tutta l'erba che si attaccava all'attrezzo, stando vicino al fosso. Un bel casino. E ragazzi, facciamo un gioco che avevamo già fatto. Dato che questo terreno verrà seminato a breve, e a breve vuol dire a breve, quindi forse voi vedrete questo video e io avrò già seminato tutto, indovinate cosa andrò a seminare. Purtroppo YouTube mi ha tolto la possibilità di far sondaggi, erano tanto belli, però mi ha inviato una mail con scritto: solo lo 0,2% dei creator di YouTube utilizzano i sondaggi. Mi sa che lo 0,2% ero io, in sostanza. Io li trovavo tanto belli e comodi per far intervenire la community, però boh, vabbè. In ogni caso, ragazzi, scrivete un commento con cosa andrò a seminare. Ok. Sul Blizzard ho montato le ruote normali, che io molto spesso ho chiamato erroneamente larghe. Sì, sono più larghe delle strette, però sono le normali, le larghe sono ancora più larghe. Come al solito nei tractor vlog sto qualche volta zitto per farvi vedere anche la lavorazione e accontentare tutti.
oggi non metto la GoPro in testa perché con questo caldo proprio no. Scusate, ma dovrei, dopo divento una fascia per raccogliere il sudore. Mamma mia, mi sa che adesso non so cosa farò con questo video. Però se mi faccio troppo schifo con tutto il sudore in testa, me ne dovrebbe fregar poco, perché comunque siamo in agricoltura, quindi non ci dovrebbe essere troppi problemi. Però se mi faccio troppo schifo non lo carico neanche. Lo tengo come video speciale per la fine dell'anno. Ah, mamma mia ragazzi, mamma mia. E scusate anche, perché secondo me insomma è bello, beh, anzi diciamo così, per galateo l'occhiale da sole andrebbe utilizzato solo per quella funzione. Quindi quando parlate con qualcuno, quando non so, ve li togliete, ve li dovete togliere e basta, e quando dovete parlare con qualcuno bisogna toglierli, mai metterseli in mezzo ai capelli o giocarci, è proprio segno di maleducazione, era quel che dice il galateo. Quindi io li tengo per esigenza, perché sennò vengo accecato. Però in inverno non preoccupatevi, che se non mi servono farò i video senza occhiali da sole, ma intanto me li metto perché sennò vengo letteralmente accecato. Ok, facciamo anche questa testata. Questa si riaccende? No. Povera GoPro, che cotte che gli sto facendo prendere. Poi ragazzi, su questo trattore c'è l'aria condizionata, i braccetti dello sterzo da riparare, quindi che mi sa che questo autunno barra inverno ci divertiremo coi video di manutenzione. Ci divertiremo parecchio, perché tutte le volte che c'è da mettere mano a questa macchina c'è da piangere letteralmente. Comunque uno dei più grossi problemi di non avere dell'aria, più che il climatizzatore in questa cabina, è che si depressurizza e diventa una specie di aspirapolvere, cioè entra tutta la polvere perché ci sono buchi dappertutto, non è bella coibentata, fatta bene, che aspira solo dal filtro le ventole di quest'affare qua, no, no, ci sono buchi dappertutto anche tra la frizione e così via, e se non c'è dell'aria che spinge e quindi che butta fuori aria, che manda un po' minimamente in pressione la cabina, tutta la polvere esterna entra. Aiuto. Lo potremmo chiamare lamento vlog numero 47, comunque su sauna da 65 cavalli. Comunque, a parte gli scherzi, anche oggi non mi sono segnato nessuna attività su X-Farm, l'app che utilizzo per gestire la mia azienda, perché anche su questo Blizzard è presente il sistema di tracciamento delle attività, che riconosce l'attrezzo, l'erpice a denti fissi, riconosce il trattore, va automaticamente a compilare il quaderno di campagna con scritto nel campo tot hai fatto minima lavorazione con l'erpice a denti fissi e i landini Blizzard e così via. Non so se segni che manchi l'aria condizionata, però vabbè. Con questo attrezzo si può anche curvare leggermente, è praticamente un rastrello ragazzi, quindi non c'è niente di piantato, non si rompe nulla. Oh, campo, ultimo campo finito, dove andremo a seminare
probabilmente quando uscirà questo video io avrò già seminato. Ma ragazzi, non preoccupatevi, vi dirò tutto in situazione in campo stagione 3, storie Instagram, quindi seguitemi anche lì, eccetera. Aiuto. Perfetto, prendiamo l'occasione per staccare le motrici qua. Allora ragazzi, c'è stato questo taglio brusco perché in fondo alla testata mi sono accorto di aver perso la GoPro e funziona perfettamente, ha combattuto con i denti per rimanere attaccati, infatti si è attaccata a un dente ed è stata trascinata per diversi metri, ma metterò la clip in questo momento. Però comunque è perfetta, si è salvata, il magnete l'ha mantenuta attaccata al dente nonostante tutto. E molti di voi consigliano di mettere una catenella ed effettivamente per certe riprese abbastanza drastiche non è una brutta idea. Certo che in questo caso la ripresa sarebbe venuta addirittura meglio mettendo la GoPro sul parafango a puntare sull'attrezzo. Detto questo ragazzi, questo Tractor Vlog termina qui, non ne posso più. Adesso sto tenendo chiusa la porta perché se no non sentite, non so se si nota la condizione delle braccia, della faccia. Io sono, cioè è meglio un trattore scabinato, ve lo posso garantire. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo Tractor Vlog. Probabilmente questo Tractor Vlog non si chiamerà col nome della lavorazione, ma tipo sono morto sul blizzard, senza aria condizionata sul blizzard, comunque una roba indescrivibile, non l'auguro a nessuno, neanche ai peggiori haters che commenteranno questo video con cambio trattore, hai visto che la GoPro si stacca e bla bla bla. Va bene dai, grazie per avermi seguito fino a questo punto, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e detto questo ci vediamo nel prossimo Tractor Vlog.